asseado un cordero, vestidos con blancas túnicas. Prima di tuffarsi nel Lago dei Miracoli, il sentiero si inerpica sul Monte delle Beatitudini. Qui, dove Gesù pronunciò il suo rivoluzionario sermone, in armonia con l'ambiente circostante, sorge la Domus Galilei. Alla cena dell'agnello. E questa è proprio una grazia, che proprio tutto questo che noi stiamo vedendo si sia conservato così vergine, possiamo dire, quanto non ci sono edifici. E infatti, guardando il lago, ecco, vediamo la natura. E questo era il paesaggio, l'ambiente in cui si muoveva Gesù Cristo. Non aveva mezzi di comunicazione, lui andava a piedi con i suoi apostoli, discepoli, partendo da Cafarnao, andava di villaggio in villaggio, di sinagoga in sinagoga, e questo era quello che lui vedeva. Se è salito qui a pronunciare questo sermone, era questo il paesaggio che lui vedeva, la natura, non c'erano grandi costruzioni, c'erano alcune costruzioni lì a Cafarno o a Tabga e più avanti a Magdala e dall'altra parte in Betsaida. Ecco, però questo era proprio l'intorno dove, ecco, Gesù si muoveva, dove lui realizzava la sua missione. La Domus è stata concepita dal cammino neocatecumenale che l'ha costruita su un terreno di proprietà dei francescani come un ponte tra cristianesimo ed ebraismo. Il progetto ha avuto in Giovanni Paolo II un convinto sostenitore. La settimana prima di morire, giovedì santo del 2005, Giovanni Paolo II ci mandò una lettera proprio scritta e firmata da lui. E in questa lettera lui ci diceva che desiderava che in questa casa si realizzassero iniziative per un più profondo dialogo tra la Chiesa Cattolica e il mondo ebraico. L'acqua, simbolo di vitalità, scorre sulle tavole della legge con l'incipit dei 10 comandamenti scolpito in due lingue, l'ebraico e il latino. Una copia del 1600 della Torah, l'Antico Testamento, campeggia al centro della biblioteca, a simboleggiare il suo status speciale di libro tra i libri, libro con la L maiuscola. Secondo la tradizione rabbinica, la Torah è il DNA dell'universo, il progetto della creazione. Gli israeliani, che sempre più numerosi visitano la Domus, si stupiscono non poco di trovare una Torah solitamente custodita in sinagoga in un luogo cristiano. Questa è una grande sorpresa, infatti fanno un sacco di domande. Come mai una Torah qui? Perché l'avete messa qui? Eccetera. Allora noi gli diamo l'opportunità di spiegare loro come adesso ci sentiamo sempre più uniti loro, perché anche la loro esperienza è molto importante per noi. È come anche che il popolo ebraico sia vivo, che esista per noi, anche come Chiesa è importante, perché ci mantiene, possiamo dire, presente tutta la storia, le fonti della nostra fede. È fantastico. Per la prima volta comprendiamo il legame tra cristianesimo ed ebraismo. Si parla sempre di religione, ma da dove si è sviluppato il cristianesimo? E l'Islam? Dall'ebraismo. E fa piacere vedere come qui questa connessione sia messa in risalto. Attraversato il Mar Rosso, cantiamo a Cristo Signore. La Domus è una tappa obbligata per i pellegrini che aderiscono al cammino neocatecumenale. Stasera ad essere accolto è un gruppo proveniente dal Brasile.
ed elevati gli occhi a te, Padre, Padre, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene. Il cammino promuove la riscoperta delle radici della fede cristiana. In questo spirito l'Eucarestia torna ad essere un allegro banchetto, l'altare un grande tavolo, non solo il pane ma anche il vino è offerto a tutti. Un elemento caratteristico della Domus è il santuario della parola. Qui gli ospiti sono invitati a scrutare le scritture, come facevano i padri della Chiesa, in un clima di raccoglimento e contemplazione. Prima di giungere in Galilea, padre Rino è stato per 25 anni in America Latina, con la missione di risvegliare la fede anche quando sembrava impossibile, come nel famigerato carcere Bella Vista di Medellín, in Colombia. Sono entrato lì e ho visto veramente dove può arrivare l'uomo. Persone che mi dicevano: noi non sappiamo quante persone abbiamo ucciso nella nostra vita. Qualcuno mi parlava di 100, 150 persone che avevo ucciso. Vedere gli occhi di una persona che ho ucciso fa impressione. Ecco, proprio in quell'ambiente noi abbiamo annunciato Gesù Cristo. Gesù Cristo che ha cambiato la vita anche di queste persone. Perché queste persone non hanno più futuro, sono ergastolani, no? E vedere come la parola del Signore, l'amore di Dio, li trasformava. Mi ricordo che l'esperienza di uno, che gli abbiamo fatto anche un video, e l'abbiamo intitolato proprio per la sua espressione, che diceva: in carcere ma liberi. L'ebraico biblico, sempre quando c'è una domanda, premette, per quello si chiama prefisso, si mette prima, questa lettera E che si attacca alla parola che segue, e questo è il segno di una interrogazione. La Domus è anche sede di un seminario. I 30 studenti che lo frequentano provengono da 11 paesi. La loro giornata inizia all'alba: preghiera, colazione, studio. Una delle meraviglie più grandi che abbiamo qua di poter vivere il seminario negli stessi luoghi dove Gesù Cristo ha ammaestrato i suoi discepoli, diciamo, possiamo dire, dove c'è stato il primo seminario della storia. Ecco, Gesù Cristo prima della sua resurrezione ha detto: io vi precederò in Galilea, e noi lo sperimentiamo. Stasera padre Rino e i seminaristi incontrano la comunità di Malia, uno dei villaggi cristiani della Galilea. Noi facciamo qui catechesi nelle parrocchie vicine, in vari villaggi qui della Galilea, e ci hanno chiesto un aiuto proprio per evangelizzare, per trovare, andare a cercare i cristiani, specialmente quelli che si sono allontanati dalla fede. Quindi due volte a settimana noi passiamo, oltre a tutto il lavoro che abbiamo, le nostre serate, lo facciamo con grandissimo piacere, anche con onore, fino alla sera tardi, a annunciare, diciamo, il Vangelo, a fare catechesi nelle parrocchie dei cristiani. Siamo a contatto continuamente sia col mondo ebraico che viene qui con tutte le sue sofferenze, con tutto il suo passato, con tutte le sue difficoltà anche qui in questa terra. Siamo a contatto anche con gli arabi. Noi stiamo lavorando in vari villaggi e abbiamo fatto anche missioni in varie parrocchie arabe cristiane. Quindi conosciamo la gente perché li abbiamo visitati nelle case. Con alcuni portiamo avanti questo processo di iniziazione cristiana, di neocatecumenato. Sappiamo anche i risentimenti che portano, anche per la storia che hanno vissuto. Ecco, noi sentiamo, ecco, di essere, come dice il Sermone della Montagna, qui operatori di pace.